E al momento è il momento, chiedo scusa, per un altro approfondimento con Instant Focus per quanto riguarda il nostro palinsesto ed è un piacere ritrovare in nostra compagnia Alan Friedman, editorialista e scrittore. Alan, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti, eccoci qua. Ovviamente non possiamo non iniziare la nostra conversazione con la fiducia arrivata sia dalla Camera sia dal Senato per Mario Draghi. È una non notizia, diciamo così, dato insomma l'enorme fiducia, chiedo scusa per la ripetizione, che in qualche modo la sua figura sta trasmettendo sia a livello politico sia anche agli italiani in generale. Lo ha detto lui stesso durante i suoi discorsi, insomma. Aspetta la fiducia della politica a cui non si è neanche sentito di dare troppo peso per un'eventuale, diciamo così, sconfitta per la gestione della pandemia e della crisi. Dopodiché si è detto a se stesso, probabilmente l'ha notato anche lei, Alan, adesso però dobbiamo confermare questa fiducia con i fatti. Insomma, per dirla in breve, adesso tocca a Super Mario. Super Mario, assolutamente, e la sfida sarà di vedere se l'uomo che è a capo della Banca Centrale Europea è riuscito a salvare l'Europa e l'euro, riuscirà adesso a modernizzare l'economia italiana. Per me i segni sono molto positivi, sono molto felice per l'Italia, per l'economia, per le prospettive, perché quello che c'è con Draghi è non soltanto la alta competenza, ma un vero governo di unità nazionale che, se riesce a non litigare, potrebbe fare dei miracoli, cioè l'utilizzo intelligente, pianificato e attuato del Recovery Fund, delle Next Generation EU fondi, assieme con le riforme chiave come la giustizia civile, il fisco e la burocrazia che Draghi abbia già elencato, sono la ricetta perfetta per portare avanti la ripresa. Quindi meglio di così non potrebbe essere, e in bocca al lupo. Teniamo le dita incrociate per Draghi. Dita incrociate, ha anche parlato della lotta alla corruzione, che secondo appunto Draghi è uno dei, forse il cancro per quanto riguarda l'economia italiana ed è sicuramente un'altra sfida che lo aspetta molto molto difficile. Un'altra delle sfide sicuramente è quella della scuola, peraltro notizia di poco fa, insomma maturità 2021, niente scritti, solo esame orale. Ha proprio parlato il nuovo ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi attraverso un'intervista a un quotidiano nazionale. Parliamo anche, questo mi permette di chiederle anche cosa ne pensa insomma della squadra che ha scelto tra tecnici e politici, i tecnici nei ruoli fondamentali, come sappiamo, e le figure invece politiche che non sono di sicuro volti nuovi, anzi, molti hanno in qualche modo fatto notare che ci sono figure che abbiamo già visto in precedenti legislature non proprio brillanti, diciamo così. Dicevamo, insomma, una divisione tra tecnici e politici con il peso del potere, insomma, col portafogli in mano ai tecnici sostanzialmente. Alan, la convince la nuova squadra di Draghi oppure no? Mi convince assolutamente sì, nel senso che Draghi ha in mano l'economia ed è giusto che sia così. E la squadra di Draghi è veramente rassicurante perché abbiamo Daniele Franco a MEF. Daniele Franco è un vero risorsa dello Stato, ex Banca d'Italia, ex ragioniere generale dello Stato, cioè è una grande figura che comunque aiuterà Draghi a proteggere contro la corruzione e a favore della trasparenza nell'utilizzo di questi 209 miliardi. Importante questo. Poi vedere le altre, la Marta Cattabia, vedere la conferma di altri, e poi il sottosegretario Garofalo è un altro risorsa dello Stato, un uomo che conosce bene Draghi, per non parlare di altri tecnici come Patrizio Bianchi, che per me è un'ottima scelta, un grande economista e sicuramente moderna. Io credo che sulla scuola Draghi abbia le idee chiare e credo che abbiamo visto l'agosto scorso a Rimini, durante il suo intervento al meeting, un riferimento alla scuola, all'istruzione, l'importanza di questo. E credo che abbiamo già visto da Draghi le sue idee sono molto
importante in questo settore, perché lui vuole assolutamente preparare la prossima generazione a un'Italia digitale e modernizzato. Quindi questo richiede un cambio di mentalità anche. È ambizioso il piano di Draghi, non fraintendiamoci. Anche considerando le tempistiche, insomma, lui non avrà un'intera legislatura, no, classica, ha comunque tempo, insomma, un tempo limitato. In più, è una delle osservazioni che fanno soprattutto chi sta all'opposizione, quindi Fratelli d'Italia, però insomma una maggioranza molto ampia determina anche molti, molti rischi, ed è quello un po' che è accaduto anche quando si è provato a fare, ad assomigliare a quella Gross Coalition che invece in Germania ha funzionato così bene. Abbiamo visto come i colori giallo-verde e giallo-rosso non hanno funzionato, anche quando c'erano state le ampie maggioranze in passato, hanno sostanzialmente bloccato l'esecutivo nell'applicazione delle riforme o anche nella scelta di quale riforme effettuare. Insomma, qui siamo in un momento decisamente diverso, insomma, un momento storico completamente diverso, e ci si appella alla responsabilità dei politici. Però questa parola, lei lo sa meglio di me, Alan, viene ripetuta quasi da anni e alla fine, insomma, ci hanno sempre un po' deluso da quel punto di vista. Lo faranno anche questa volta? Questo è un po' è last chance per l'Italia. Mm. Questo è una rara e unica chance, un'opportunità di sfruttare una somma oltre 10-12% del PIL per investirlo fra qui e 2026, per creare infrastruttura, connettività, infrastruttura tecnologica, non solo fisica, e per veramente modernizzare l'economia, ma anche introducendo le riforme difficili. E questa è la difficoltà, perché la parte buona, la carota, è la parte dei spesi di 200 miliardi per il futuro. Quello crea occupazione, quello è positivo. La parte meno popolare politicamente sono le riforme, giustizia, pubblica amministrazione e fisco. E quindi le sfide sono tanti, ma io per il momento voglio dire, io ho fiducia in Mario Draghi, in Super Mario. Come giudica l'intervento di Giorgia Meloni, che è all'opposizione, e ben venga che ci sia un'opposizione ovviamente, però insomma ieri ha usato parole alla Camera, intendo dire, piuttosto forti, insomma, ha detto meno male che ci siamo noi, se no diventavamo la Nord Corea. Credo che le sue dichiarazioni erano coerenti con il suo stile e non c'era una novità nel modo in cui si è espresso. Ok, insomma, niente di nuovo da quanto già sentito a livello appunto di stile e di modo di comunicare. Conosciamo la sua posizione. Certo, certo, assolutamente. Insomma, come anche quello di Frantoiani, l'altro giapponese nella giungla. Certo, Frantoiani. L'ultima domanda su Draghi, e poi andiamo anche un po' a vedere cosa succede oltreoceano, è la seguente: anche in virtù dell'ampissima maggioranza che ha a disposizione e della grande fiducia che si sta generando attorno alla sua figura, mi viene da fare questa riflessione, ma incrociando le dita ovviamente, poniamo che le cose non vadano come non devono andare, o meglio, cerchiamo di capire a chi andranno i meriti di un successo o di un insuccesso. Se Draghi avrà ragione e riuscirà a vincere la sfida, vincerà Draghi e vinceranno tutti, vincerà anche l'ampia maggioranza. Ma se non dovesse andare bene, se Draghi dovesse uscire sconfitto da questo suo mandato, le colpe saranno su Draghi e sull'ampissima maggioranza o su Draghi e basta? Perlomeno come potrebbe essere percepito, insomma, dall'Italia? Dall'Italia o dalla stessa classe politica? Sono due cose forse diverse. Certo. Dalla classe politica, negli occhi dei partiti, c'è il proverbio, credo italiano, in cui si dice il successo ha tanti padri, il fallimento è un orfano. Sì, corretto. e quindi è chiaro, se Draghi vince, vincono tutti, no? La sfida sarà il numero di compromessi necessari all'interno di questa grande maggioranza, questa grossa coalizione. Io continuo a credere che il popolo italiano, la gente, e credo che i sondaggi mi danno ragione,
loro ritengono per 60, 70, 80% che Draghi è l'uomo giusto, hanno capito che Draghi è la persona più competente nella, forse nella storia del dopoguerra, uno delle pochi più competenti forse De Gasperi. Io metto Draghi a livello di De Gasperi o Spinelli. Per me Draghi è un statista europeo che è nato in Italia, che lui torna a casa e si mette a fare primo ministro, che è un lavoro duro, ci deve dare solo rassicurazione. Se perdiamo la chance con Draghi, non c'è un altro treno. L'ultima last chance, come ha insomma precisato poco fa Alan, ma si ricorda che tempo fa, insomma, ci fu qualcuno che si espresse in maniera insomma a favore di Draghi, e lo fece anche un po' a sorpresa. A chi faccio riferimento? Proprio a Donald Trump, che ha ceduto ovviamente la Casa Bianca a Joe Biden, ma si ricorda in tempi non sospetti disse, insomma, criticando Jay Powell come presidente della Fed, disse: ma io alla Fed ci vorrei Mario Draghi. Tutto sommato, insomma, ha avuto la vista su una cosa, ha avuto lungimiranza da questo punto di vista. Trump ha detto questo, ma ha anche attaccato Mario Draghi, è vero, accusandolo di aver manipolato le valute fra il dollaro e euro con la sua politica anti-americana, quindi che non era vero. Ma con Joe Biden abbiamo finalmente, sì, possiamo dimenticare Trump e voltare pagina, e questo è già, secondo me, per noi americani un respiro di aria fresca. Aria fresca anche perché, tutto sommato, non è tanto differente, no, la sfida che vede di fronte Joe Biden rispetto a quella di Mario Draghi. Forse non è una last chance, come diceva giustamente poco fa, però se tutto dipende da Draghi per le sorti dell'Italia, insomma, all'America siamo legati un po' tutti quanti, insomma, è la principale economia mondiale, c'è la Cina dietro, ma al momento rimane dietro. Per cui noi abbiamo anche fatto questo titolo, Biden come Draghi, adesso tutto dipende da lui. Ma Biden è sicuramente finalmente un presidente americano che torna a essere leader del mondo occidentale, della libertà e della democrazia in modo credibile. Però Biden deve riconquistare la fiducia degli europei, per esempio, che è stato un po' ridotto negli ultimi 4 anni. Oggi stesso, importantissimo, c'è il G7, videoconferenza. Vero. Sarà Biden, ci sarà Draghi. Ci sono gli altri leader del G7, parleranno di Covid, parleranno dell'importanza del rapporto transatlantico, l'amicizia europea, la NATO, l'importanza dal punto di vista sulla politica commerciale mondiale di vedere se si può allineare Europa e America verso il Cina invece di essere separati e frammentati. Quindi temi importanti che Biden introducerà. Stesso oggi, intorno alle 18 stasera italiano, Biden parlerà in videoconferenza a Monaco di Baviera, alla conferenza di sicurezza, e lì sicuramente sentiremo la dottrina Biden di amicizia e una politica americana finalmente tornato filo europeo. Biden si è anche espresso positivamente nei confronti di Mario Draghi, dicendo: non vedo l'ora di collaborare con lui. Peraltro, notizia di poco fa, insomma, si impegnerà con il leader del G7, che giustamente Alan Friedman ha citato nel suo ragionamento, a stanziare 4 miliardi di dollari per il programma di vaccinazione globale contro il Covid. È una nota della Casa Bianca, anche in virtù del problema che si sta generando, soprattutto guardando l'America, in Brasile, dove si superano i 10 milioni di contagi, 28 giorni consecutivi con una media giornaliera delle vittime stabilmente oltre i 1000. Noi in Italia siamo tra i 2 e i 300, che comunque è un numero importante, ma per fortuna, insomma, non così grave come quello che arriva dal Brasile. Peraltro, altra notizia di oggi, Alan, e questo ci permette di guardare anche un po' i rapporti. Lei giustamente ha detto America ed Europa torneranno a essere vicini, perché con Trump, insomma, c'è stata una guerra commerciale, c'è stata anche tra Unione Europea e Stati Uniti. Però notizia di oggi, Iran agli Stati Uniti, togliere tutte le sanzioni imposte sempre da lui, sempre da Donald Trump, e allora Teheran ritirerà le sue misure ritorsive. Insomma, è arrivato un appello alla nuova amministrazione a eliminare quelle sanzioni che Trump aveva imposto.
Iran, inevitabilmente sarà uno dei temi sul taccuino di Biden a livello geopolitico, ma anche la Cina. Non se ne è ancora parlato. C'è stata una prima telefonata, non mi pare di averla percepita così conciliante con Xi Jinping, però insomma ci sono anche questi due temi assolutamente fondamentali. Assolutamente sì, il tema dell'Iran è forse lo sviluppo più importante nella politica estera americana che abbiamo visto dall'insediamento di Biden del 20 gennaio, cioè lui ha autorizzato gli americani a mandare avanti gli europei a organizzare finalmente un ritorno alla tavola e questo è importante, l'apertura di Biden verso un rientro di quell'accordo nucleare che Trump aveva stracciato e gestinato, è anche una buona notizia per gli europei che da anni implorano Washington di tornare al tavolo. Quindi io sarei cautamente ottimistico che, certo, con tutta la retorica che ci vuole, con certo gli antagonismi in Iran e in America che vanno avanti, che comunque è possibile che Biden riporterà America e Iran in un accordo nucleare con l'Europa e quello sarebbe meraviglioso, veramente positivo, è importante. Assolutamente, poi insomma ci sono anche poi interessi non secondari che riguardano ad esempio il petrolio, insomma che è anche è una materia prima che passa anche dall'Iran. Sul fronte invece cinese, insomma, che previsione si sente di fare? Ottimista sul riallacciamento dei rapporti quantomeno civili, diciamo così, oppure no? No, ottimista ottimista che i rapporti civili e diplomatici ci Sì. saranno e ci sono, sì. Nel senso, abbiamo già visto la settimana scorsa che Joe Biden ha fatto un colloquio di 2 ore al telefono con il presidente Xi Jinping, e loro si conoscono da anni e quindi loro sono capaci di parlare in modo pragmatico uno all'altro. Detto questo, Biden sarà durissimo sulla questione del commercio, sulla questione della contraffazione e il modo in cui la proprietà intellettuale non è sicura in Cina. Biden sarà duro sulla questione dei diritti umani in Cina, è una cosa che non piace per niente ai cinesi, e Biden difenderà, credo, di più Hong Kong. Quindi rapporti difficili, però laddove è possibile la collaborazione, tipo sulla questione del cambiamento climatico o Covid, credo che Biden e Cina sorprenderanno e faranno alcuni passi avanti dove ci sono zone di collaborazione. Quello che cambia soprattutto è il tono e il linguaggio e l'approccio, non la sostanza. Assolutamente, assolutamente, sì, è condivisibile la sua riflessione perché insomma i toni con Cina, con Xi Jinping e Trump era sostanzialmente che si sparavano un missile ciascuno, insomma prima l'uno poi l'altro a livello appunto di toni e di comunicazione. Prima di salutarci, Alan, è forse la battuta, chiedo scusa, la notizia dell'anno per certi versi perché la quinta operazione su Marte della NASA è arrivata perlomeno adesso, insomma, l'atterraggio è avvenuto con successo. Non abbiamo più però davanti un piccolo mezzo veicolo che si muove per i deserti di Marte, ma un vero e proprio SUV, nel senso che è grande come un SUV questo strumento che si occuperà di raccogliere insomma, materiale marziano e che verrà riportato a casa fra 10 anni, ma è comunque un'operazione la più imponente sul pianeta Marte. Le chiedo un breve giudizio e le aggiungo una battuta. Siamo su Marte, ma non riusciamo ad andare giù in pizza per mangiarci una pizza, la sera. Rispondo con la battuta in Marte c'è la zona arancione, credo. Quindi Sì. sono peggio di noi. No, questo è veramente exciting, che si comincia a veramente cercare di verificare segni di quella biochimica che potrebbe dare evidenza di vita extraterrestriale. Io, per esempio, credo che ci devono essere altre esistenze nell'universo, per forza. Non abbiamo la prova, ma
questo è un bel primo passo. Sarebbe uno spreco di spazio, questo è poco ma sicuro, se fossimo solo noi l'unica forma, diciamo, intelligente di vita. Grazie ad Alan Friedman, editorialista e scrittore, per essere stato qui con noi. Buon fine settimana e a presto. Grazie a voi.